Chiusura anticipata alle 24 per bar e ristoranti, cibi e bevande dovranno essere consumate solo da seduti. Non solo proibite le feste private nei luoghi pubblici, ma sarà anche vietato sostare in piedi fuori dal locale. Misure anti-assembramenti che sarebbero al vaglio del governo in queste ore, che puntano il dito contro la movida per evitare il pericolo assembramenti e contenere la diffusione del virus. Ma già solo dalle ipotesi trapelate, baristi e ristoratori prendono le contromisure. Presi sempre per il collo, perché alla fine non si capisce mai fin dove e quando ci possiamo spingere e questa cosa come si evolverà nel futuro. E ho fatto un sistema di ordinazione dove i nostri clienti possono direttare direttamente dal tavolo. E finché abbiamo tavoli a sedere la gente può accomodarsi e una volta riempito il bar andiamo a lasciare le persone all'esterno ad attendere il loro turno. La categoria è colpita sicuramente, purtroppo, perché sono i posti dove c'è più gente. Abbiamo due porte, quindi da una parte si entra, dall'altra si esce, cerchiamo di gestirla al meglio. Le persone sanno, perché anche fuori c'è il cartello con scritto si entra una alla volta, non più di 3-4 persone all'interno, e abbiamo sempre qualcuno avanti e indietro che cerca di gestire la cosa, ma non è così facile. Il pacchetto di misure anti-Covid, attese già in serata, rappresenta con ogni probabilità l'ennesimo giro di vite alla movida, e le associazioni di categoria chiedono non venga ulteriormente colpito un comparto già provato. Impegno nel rispetto delle norme per la prevenzione, sì, dice il presidente Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, ma senza farci diventare sceriffi. Evitiamo di fare ancora della demagogia, dei tentativi di mancanza totale di buonsenso per cercare di fare le scelte che vadano comunque a tutelare sia la salute di chi opera e dei clienti, sia la salute anche dell'economia, che in qualche modo è a dura prova già da quel tempo e che non è sicuramente in ripresa. E dalla Confcommercio la richiesta di ossigeno, il problema del credito per le tante serrande a rischio chiusura.